Amici di Handball Mania, ben ritrovati. Primo appuntamento del nuovo anno, primo appuntamento in esterna a Bolzano, in compagnia di Riccardo Trillini, direttore tecnico delle nazionali azzurre, perché mancano poche ore ormai all'attesa gara d'esordio delle qualificazioni mondiali. Italia che sfiderà domani alla Pallaresia, alla Romania. Tutto pronto in casa azzurra, concentrazione a mille, carica, insomma, coach. Insomma, si è fatto tutto quello che bisognava fare in questo periodo, ora la parola passa al campo. E infatti non vediamo l'ora, perché poi in un primo momento siamo stati in Grecia per preparare due partite, ma dal 3 che siamo in ritiro qui a Bolzano, abbiamo svolto diversi allenamenti, tutto è andato regolare, anche due amichevoli. E quindi ora non manca solo l'aspetto agonistico, perché siamo pronti, anche gli ultimi allenamenti sono di rifinitura, sono per mettere a posto un po' la situazione dei tiri, le collaborazioni con i portieri, e quindi poche cose da fare. Hotel Premstaller, che ospita il quartier generale della comitiva azzurra, comitiva che, come sottolineava coach Trillini, si è preparata con scrupolo, con zelo a questo triplo appuntamento, tre partite in tre giorni. Si parte con la Romania, poi l'Ucraina, infine la gara con le Faroe, che chiuderà il concentramento diretto a Sport Italia sabato sera. Ecco coach, nel dettaglio poi analizzeremo le caratteristiche degli avversari. È importante sapere oggi l'Italia, che Italia si presenta a questo appuntamento dal punto di vista tecnico, atletico e motivazionale. Ma dal punto di vista motivazionale l'attenzione è molto alta, perché i ragazzi ci tengono parecchio, avendo appunto queste qualificazioni in casa abbiamo l'attenzione massima di tutti quanti, quindi la motivazione è massima. Dal punto di vista tecnico, diciamo che è l'inizio di un percorso, perché finora abbiamo fatto sei partite da nuova periodo. E questa, diciamo, che è quella, la prima partita, il primo impegno ufficiale, per cui la consideriamo come un primo step, dove tutto il lavoro che stiamo svolgendo deve essere messo in pratica. Nessun alibi, anche le assenze pesanti? No, non ne ho parlato, perché chiaramente alcuni giocatori sono importanti, tipo Marrocchi, che è capace di vincere degli uno contro uno, che aveva un po' gettato le basi per un certo tipo di attacco. Ma non ne voglio parlare, perché tra l'altro qui abbiamo 19 giocatori che dovranno disputare tre partite, e il sistema di gioco deve rimpiazzare queste assenze, per cui anche con i ragazzi nessuno mai ne parla, perché soprattutto il nostro gioco è basato su una difesa alta e su una seconda fase, o direi anche una seconda fase prolungata, cercare un po' di entrare nell'attacco prima che la difesa si schieri. Per cui, ecco, le assenze contano relativamente. Abbiamo invece bisogno di una rotazione ampia, anche perché alla luce di tre partite consecutive questa sarà una bella incognita. Come reagiamo, come ci possiamo ancora preparare dopo una partita? Ecco, ci sarà bisogno anche del pubblico della Pallaresia, che dovrà incitare e spingere la nazionale azzurra. Di questo ce ne parla Matteo Aldamonte, a cui do la linea. Sì, grazie Marcello, è un grande appuntamento, un appuntamento dal punto di vista agonistico certamente complicato per i nostri ragazzi. Romania, Ucraina e Faroe sono tre grandi avversari, in particolare i rumeni, ma la pallamano italiana è pronta a stringersi attorno agli azzurri per questo match, per questo esordio in casa contro appunto la formazione rumena allenata da Xavi Pascual. Azzurri che si stanno preparando con grande attenzione già nella pausa di fine anno con le due amichevoli contro la Grecia, poi si sono susseguite due amichevoli contro la selezione del Sud Tirolo e contro l'Israele. Insomma, l'Italia è pronta, l'Italia vuole dire la propria. Vediamo il servizio. Forza azzurri, è dietro a questo grido, a questa frase, che si celano le speranze, la voglia, la grinta, la carica di un'Italia che vuole giocarsela fino in fondo. Forza azzurri è un grido, un coro, all'occorrenza un hashtag, sono due parole che possono e dovranno unire il pubblico della pallamano dall'11 al 13 gennaio prossimi. Chiamata a raccolta, si gioca per le qualificazioni ai campionati mondiali di Germania e Danimarca del 2019, e le nostre carte le scopriamo tutte in casa nostra, alla Pallaresia di Bolzano. Arrivano Romania, Ucraina
e Farwer, i rumeni allenati dallo spagnolo Xavi Pascual, vengono per passare il turno. Sono loro la squadra da battere e su questo di dubbi ce ne sono pochi. Ma guai a dirlo al CT azzurro Riccardo Trillini e ai suoi ragazzi, sottovalutarsi è una parola che l'Italia della pallamano vuole e deve cancellare dal proprio vocabolario. Siamo padroni di casa e tanto basta per dire che l'Italia affronta con fiducia l'impegno. L'infermeria certo non ci aiuta, fuori Balli, Marrocchi e Radovcic, ma un gruppo coeso, quello in raduno a Bolzano e ancor prima nelle amichevoli in Grecia, di assenza e defezioni non vuole proprio sentirne parlare. La legge da rispettare è quella di Maione e degli altri 18 azzurri pronti a scendere in campo in terra altoatesina. Ottavo uomo è evidente, dovrà essere il pubblico alla Palarese o da casa, grazie alla copertura totale in diretta assicurata da Pallamano TV e da Sport Italia per il match del 13 gennaio contro le Faroe, tutti uniti sotto la stessa frase: Forza Azzurri. Trillini, quanto sarà importante, lo dicevamo prima, l'apporto del pubblico, insomma il calore che dovrà trasmettere il pubblico del Palaresia ai ragazzi che indosseranno la maglia azzurra? Ma è notoriamente importante, l'abbiamo visto con la femminile, cosa è successo a Padova prima e a Brescia dopo, è troppo importante. Qui sicuramente siamo in una terra di pallamano dove molti sono, oltre che giocatori e addetti ai lavori, ci sono molti appassionati che conoscono la pallamano. Forse ho un dubbio che tre giorni consecutivi il Palaresia possa essere pieno, ma questo è normale perché tra l'altro... Questo dipenderà anche dai risultati, no? Perché come si vuol dire l'appetito viene mangiando. 3 vittorie su 3 l'Italia si qualifica, quindi bisogna partire con il piede giusto, anche se il primo avversario è forse quello più tosto, che è la Romania. Sono, devo dire, tutte e tre avversari sono toste, ma obiettivamente la Romania ha un passo sopra le altre, l'ha dimostrato anche il ritorno dei suoi giocatori più importanti e appunto l'ingaggio di un allenatore molto importante che chiaramente lascia pensare che loro puntano molto a queste qualificazioni, puntano al fatto che la Romania deve tornare al livello che ha avuto in passato. L'Ucraina è una squadra che nelle ultime qualificazioni agli europei ha addirittura vinto contro Islanda e Macedonia, per cui non stiamo parlando di una delle ultime nazionali, e le Faroe, che se noi guardiamo che nella pallamano ci sono molte squadre nazionali forti, nonostante il paese sia piccolo, bisogna portare rispetto a questa squadra che è molto giovane e ha fatto bene nelle ultime qualificazioni. Qua. A proposito di giovani, è una nazionale azzurra che presenterà insomma diverse novità. C'è un nucleo storico collaudato che insomma dovrà trascinare, infondere sicurezza, esperienza alla truppa e tanti nuovi ingressi. Ecco, questo mix credo che sia poi la base di partenza per la programmazione tecnica della nazionale maschile. Sì, è stato proprio voluto, perché quando si comincia un percorso, un allenatore, un gruppo di allenatori si fa la domanda se, diciamo così, gli anziani sono ancora utili. Io non solo li ho ritenuti utili per avviare i giovani, ma sono ancora in grado, tipo Maione in attacco, ancora di sostenere l'attacco. Inoltre, da Fovio, Maione, Volpi, Skatar, Turkovic hanno una mentalità incredibile. Sanno insegnare anche ci si deve comportare in nazionale, quali sono le emozioni o l'impegno che si deve portare in nazionale. Questo è stato fatto perché devo dire sono stati eccezionali come anziani, e ora i giovani sono sempre più importanti, perché un conto è dire convochiamo dei giovani e poi li lasciamo in panchina, invece in questo caso da Dantino fino a Moretti, fino a Bulzamini, lo stesso Savini e Starcevic come ultimo ingresso stanno giocando minuti importantissimi come gli altri, per cui è un vero utilizzo dei giovani. Ecco, a proposito proprio del clima che si respira all'interno del gruppo azzurro, insomma abbiamo raccolto un'impressione importante, un parere importante. Ancora Matteo Aldamonte. Eh sì, un'Italia con diversi volti nuovi, un'Italia ringiovanita, quella che si presenta a queste gare di qualificazione. Sono diversi i nuovi innesti, in particolare tra i più giovani abbiamo visto in evidenza contro Israele Starcevic, ma anche
il portiere, il nuovo portiere italo-tedesco Ebner, che arriva dalla seconda lega tedesca, dalla Bundesliga, appunto la vecchia guardia invece, che è pronta a trascinare la truppa azzurra, è formata dai nomi di sempre, Vito Fovio, Michele Scatara e in particolare il capitano Pasquale Maione, che ha stretto i denti nonostante qualche acciacco alla schiena, ci sarà ed è pronto a guidare la truppa azzurra. Ascoltiamo l'intervista. Sì, e soprattutto abbiamo tanta voglia di scendere in campo, un nuovo progetto, un nuovo staff, nuovi ragazzi, non vediamo l'ora di scendere. Sappiamo che la partita sarà molto difficile, abbiamo già affrontato la Romania, non bisogna nasconderci, dobbiamo portare rispetto per un avversario molto più blasonato di noi, sulla carta sono molto più forti, lo sappiamo benissimo, ma noi andiamo in campo per cercare di impostare il nostro gioco, come abbiamo parlato da quando abbiamo iniziato questo nuovo percorso, ovviamente ce la metteremo tutta, consci che non sarà facile. Ecco, avete cambiato sistema di gioco, ci sono nuovi giocatori in questa squadra, diversi nuovi innesti, tanti giovani, anche purtroppo qualche assenza. Che Italia è quella che si presenta a queste gare di qualificazione? Beh, è un'Italia sicuramente con queste assenze che abbiamo, i Balli, Marocchi e Demis per noi sono molto pesanti, però lo sport è questo e sappiamo benissimo che non bisogna piangerci addosso, anzi bisogna andare avanti con quello che si ha. La squadra c'è, quando cambia, come dicevo prima, quando cambia uno staff è normale che cambiano le idee di gioco, ogni allenatore, ogni staff ha le sue idee. La squadra è giovane, i ragazzi giovani si sono ambientati benissimo, sempre le stesse cose, ma stavolta è vero, cioè nel senso abbiamo tanta più panchina, abbiamo tante rotazioni, mister Trellini ci cambia spesso, quindi forse un vantaggio in più che abbiamo rispetto agli anni scorsi è proprio questo. Si gioca in casa e dunque l'appello è inevitabile al pubblico di Bolzano e alla Pallamano italiana. E ovviamente penso che in televisione ci guarderanno tutti perché l'attesa è tantissima, invito tutti quelli che sono in Trentino, nelle zone vicine a venire al palazzetto perché giochiamo in un impianto stupendo e abbiamo bisogno sicuramente di tanto pubblico come è sempre stato qui in Trentino. È iniziata la prevendita per la 75esima edizione degli internazionali BNL d'Italia. Non perdere l'occasione di assistere ad uno spettacolo unico. Prenota anche tu un posto in prima fila. Chiama il numero verde 800 62 2662 o visita il sito internazionalibnlditalia.com. Dal 7 al 20 maggio 2018, al Foro Italico, lo spettacolo è di casa. Del capitano Maione. Intanto salutiamo Flavio Bientinesi, consigliere federale, capo della delegazione azzurra, soprattutto congediamo Riccardo Trellini. Ecco il tuo pensiero, le tue emozioni proprio a poche ore da questo attesissimo esordio. Ti vedo sereno, tranquillo, ti conosco da tanti anni, insomma tanto sì. Basta per leggerti il volto. Qualcuno invece pensa che sono stressato perché proprio il mio modo di fare, di cercare di curare tutti i dettagli, sicuramente non ho paura di giocare. Grazie, grazie Riccardo. E con Flavio Bientinesi parliamo anche di quello che si attende la federazione da questo triplo appuntamento, da questo importantissimo appuntamento a Bolzano. È chiaramente una scommessa importante quella sulla nazionale maschile, sulla nazionale azzurra. Insomma, gli avversari sono forti, questo non possiamo nasconderlo, però mi pare che l'Italia si sia preparata bene a questo appuntamento. Senz'altro, non dobbiamo nasconderci, questa è una vetrina per la nostra federazione, per il nostro movimento di vitale importanza. Abbiamo deciso di organizzare questo appuntamento e ci siamo preparati al massimo delle nostre possibilità e delle nostre potenzialità. Non siamo i favoriti, sappiamo di dover dare in ogni gara, in ogni match il 110%, però questo gruppo lascia ben sperare, può essere veramente, questo può essere l'appuntamento, il punto di partenza per riuscire a
cominciare a voltare pagina, a cercare di avere una nostra identità anche a livello internazionale. E questo è quello che dobbiamo ricercare, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista anche organizzativo e dal punto di vista della, anche della federazione. Sottolineava Flavio Biancheresi, l'Italia non è la favorita in questo raggruppamento che, ricordiamo ancora una volta, comprende Romania, Ucraina e Faroe. Ancora Matteo Aldamonte. Delle tre avversarie che attendono i nostri azzurri qui a Bolzano, in particolare la Romania, è sicuramente la grande favorita per il passaggio del turno. Il nome principale è non in campo probabilmente, ma in panchina. Xavi Pasquale, allenatore nel contempo della Romania e del Barcellona, è arrivato alla guida della selezione rumena per portarla in alto. Romania che manca ai campionati mondiali dal 2011, occhio anche all'Ucraina. Torna Sergei Onufrenko, ex del Paris Saint-Germain, altro grande nome, altra grande stella della pallamano internazionale, mentre le Faroe arrivano per provare a continuare quella crescita che hanno dimostrato con i loro giovani, con l'Under 21, qualificazione storica lo scorso anno ai campionati mondiali Under 21. Insomma, un girone non facile, un girone per il quale tra l'altro la copertura mediatica sarà probabilmente senza precedenti, perché oltre a Sport Italia, che trasmetterà, lo ricordiamo, in diretta alle 20:45 del 13 gennaio la gara tra Italia e Isole Faroe, ci sarà anche Repubblica.it, che per la prima volta nella storia trasmetterà in diretta le gare della nazionale italiana di pallamano sul proprio sito, e poi ancora EHF TV, il portale ufficiale della Federazione Europea, e Pallamano TV. Insomma, una copertura senza precedenti. Vediamo però la scheda sulle avversarie dell'Italia. Durissima e per questo stimolante, complicata, perciò da affrontare con determinazione estrema, quasi ossessiva. L'Italia lo sa, Romania, Ucraina e Faroe sono almeno 2 su 3 ostacoli semi insormontabili nella strada in salita che porta ai playoff di qualificazione ai mondiali 2019. Certo, c'è il fattore campo e Riccardo Trillini, il direttore tecnico azzurro, lo ha detto a più riprese: evitare le trasferte, soprattutto in casa, di romeni e ucraini, giocandosela in una Bolzano, in una Palaresia, che promettono di presentarsi all'appuntamento in abito da sera, e il vero quid in più, l'elemento in grado di ridurre un divario oggettivo. Armarsi di ponderato ottimismo è ciò che l'Italia dovrà fare, ottimismo derivante da una nuova guida tecnica, dall'esperienza di una vecchia guardia sempre pronta a mettersi al servizio della maglia azzurra e dalla rinnovata energia dei più giovani. Con moderazione però, piedi per terra, il mantra di induista appartenenza da praticare assiduamente è questo, per via delle assenze pesanti a dir poco, Radovcic, Iballi e Marrocchi, poi perché le avversarie arriveranno a Bolzano per prendersi l'unico pass disponibile per i playoff spettante a chi il girone lo vince. Solo la prima posizione garantisce il posto in paradiso, per gli altri la cena del 13 gennaio sarà nell'Ade. Favoriti, manco a dirlo, i rumeni, avversaria dell'Italia a più riprese negli ultimi anni, 6 volte fra il 2013 e oggi, hanno sempre vinto loro, seppure con confronti combattuti. Quella che arriverà in Alto Adige promette di essere la migliore Romania degli ultimi anni. Dell'allenatore basta soltanto il nome: Xavi Pasqual, contemporaneamente CT della nazionale e guida in Spagna del Barcellona. Bacheca decisamente piena la sua. Ora prova a far grande una squadra e un movimento che ai mondiali manca dal 2011, affidandosi ai nomi migliori. Il blocco a cui Pasqual si affida è quello della Dinamo Bucarest, eliminata a fine anno ai gironi della Champions. Assente certo infortunato il terzino destro Valentin Ghionea, il resto da Rakotea in giù, tutti presenti. Presenze illustri a Bolzano ne porterà anche l'Ucraina, mai realmente ai vertici loro, 2 sole partecipazioni ai mondiali 2001 e 2007. Tornando ai nomi, quelli grossi, si rivede il mancino Sergei Onufrienko nella stagione 2015-2016, a segno 155 volte con la maglia del Paris Saint-Germain, e ora rimasto in Francia al servizio del Pays de, sempre in Ligue 1. L'allenatore Vitali Andronov attinge poi a piene mani dai club di Zaporozhye, l'HC Motor e lo ZTR. Peserà invece l'assenza del terzino sinistro titolare Sadovi. Leggi Faroe e diresti quasi di getto vittima sacrificale di questo girone probabile, non scontato, vincitori delle ultime 2 edizioni del trofeo IHF riservato alle nazioni emergenti. I faroesi, qualcosa in meno di 50.000 anime, hanno imparato e come a giocare. La vicinanza della Danimarca, roba controversa da quelle parti, ha fatto decisamente bene in tema di pallamano, e così i loro Under 21 hanno chiuso con uno storico 16° posto ai mondiali Under 21 in Algeria, nella prima partecipazione della loro storia. Mica male. Italia, Romania, Ucraina e Faroe, girone per palati fini, tutto pronto, si comincia. Ecco Flavio, dell'aspetto tecnico ne abbiamo abbondantemente discusso con Trillini, abbiamo visto anche le schede di presentazione dei tre avversari,
in modo particolare della Romania, che è, diciamo così, considerata la favorita del giorno. A me preme sottolineare con te, approfittando della tua presenza, questo doppio ruolo, no, di consigliere federale e di capo della delegazione azzurra qui a Bolzano, anche per sottolineare un altro aspetto, ecco, la grande copertura mediatica che accompagnerà l'evento. Diceva e sottolineava giustamente Matteo Aldamonte nel suo precedente intervento, diretta Sport Italia sabato sera in occasione della partita Italia-Faroe, ci auguriamo che possa essere la partita decisiva, che possa dare il pass all'Italia, ma per la prima volta, questo insomma è un evento straordinario, Repubblica.it seguirà tutte le gare della Nazionale Azzurra sul suo portale, Pallamano TV e poi la IHF che seguirà con il suo portale IHFTV.com le gare della Nazionale Italiana e del girone di qualificazione. Ecco, sotto questo aspetto state lavorando tantissimo. È una priorità. Per questo, per il Consiglio federale, per la federazione, l'aspetto mediatico è una priorità, perché noi vogliamo che questo movimento cresca, ed è importante uscire dal nostro recinto, quello che è stato per anni il nostro recinto, e voler andare al di là di questa cerchia, diciamo, di appassionati. Vogliamo che la pallamano diventi veramente così uno come nel resto del mondo d'Europa, in modo particolare. Perché proprio con questa premessa, perché certo, nel resto d'Europa, nel resto del mondo, la pallamano è uno sport, diciamo, ormai che non riguarda una nicchia. È uno sport fa numeri di spettatori all'interno dei palazzetti altissimi. Quindi noi dobbiamo cercare di arrivare, di salire questo gradino. È una sfida difficile, no? Complicata, insomma, neanche facile da vincere. Ma se non partiamo ci rimarremo sempre col dubbio di aver potevamo fare qualcosa e non l'abbiamo fatto, e invece noi ci vogliamo provare. E sotto questo aspetto poi i risultati, no, soprattutto delle nazionali, dovrebbero aiutare a spingere ancora di più questo movimento, che in qualche modo si è rimesso in moto. E senz'altro, poi alla fine io parlo sempre dell'apice della piramide. Certo. L'apice della piramide è la nazionale, la vetrina è quella, ora è quella giusta, dobbiamo cercare di fare risultato. Ecco, a proposito di risultati, una parentesi, perché mentre l'Italia giocherà qui a Bolzano le tre gare di qualificazione contro Romania, Ucraina e Faroe, riprende il campionato femminile di A1, riprende con diverse novità, squadre che si sono rinforzate durante la pausa natalizia, qualche altra che ha deciso di cambiare qualcosina. Ci racconta meglio, nei particolari, Matteo Aldamonte. Non solo nazionale, non si ferma il campionato di Serie 1 femminile, che riprende dopo la pausa di fine anno, dopo la pausa natalizia, 12ª giornata, la prima del girone di ritorno, diverse novità che sono arrivate dal mercato invernale, il Dossobuono molto rinforzato, arrivate Marcheggiani da Ferrara e Ghilardi da Brescia, ma la novità, la notizia è la partenza di Laura Rotondo, che lascia il Conversano, si trasferisce in Svizzera nelle fila del Rot-Weiss Thun, la prima senza Rotondo per Conversano contro la Leonessa Brescia. Il servizio. Campionato di Serie 1 femminile al Giro di Boa. La regular season ha incoronato l'Indeco Conversano come squadra campione d'inverno a scapito delle detentrici del titolo della Yomi Salerno. Quello di Pugliesi e Campana è stato comunque quasi un campionato a parte. Gli equilibri sembrano destinati a mutare ancora. Laura Rotondo, l'atleta italiana probabilmente più decisiva della massima serie, ha salutato la sua Conversano per una nuova avventura sportiva e professionale in Svizzera con la maglia del Rot-Weiss Thun. Al rientro dalla pausa di fine anno, perciò, per le pugliesi il confronto in trasferta sul campo della Leonessa Brescia sarà banco di prova importante, anche e soprattutto in vista di una Coppa Italia che Conversano affronterà da padrona di casa e perciò con un ruolo da protagonista. Zero stravolgimenti, rodaggio decisamente più avanzato per la Yomi Salerno. Alla Palapalumbo arriva il Flavioni in una contesa dal pronostico apparentemente chiuso. Ricco di novità il gennaio del Dossobuono, arrivate Marcheggiani da Ferrara e la talentuosa Ghilardi da Brescia. La squadra del tecnico Escanciano Sanchez farà i conti con un Cassano Magnago lanciato verso le posizioni di vertice della classifica. Oderzo aspetta in casa la visita del Teramo, mentre a completare il calendario saranno il derby Casalgrande Estense e il confronto tra Ariosto Ferrara e Bressanone.
Bene, in bocca al lupo a tutte le squadre del massimo campionato femminile che riprendono le loro fatiche settimanali. Ecco, ora la terza tua mission, perché consigliere federale, capo delegazione azzurra, ma conversanese doc, da conversanese il saluto, l'addio di Laura Rotondo al suo conversano è un fatto che da una parte addolora, ma probabilmente all'altra insomma inorgoglisce. Senz'altro, anzi io mi sento di dover fare i migliori auguri, il migliore in bocca al lupo a Laura sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista sportivo per questa nuova avventura. Sicuramente Conversano troverà i mezzi, riuscirà a reperire i mezzi tecnici per poterla sostituire, anche se devo dire la verità, quando va via una giocatrice come lei si dice sempre forse è insostituibile. Ecco, però da un punto di vista tecnico, ritornando di nuovo nelle tue vesti di consigliere federale, insomma, che una ragazza come del valore di Laura Rotondo, sicuramente una tra i top player del massimo campionato e del movimento femminile, approdi in un campionato comunque competitivo come quello svizzero, non dovrebbe avere, diciamo così, ripercussioni negative sulla nazionale italiana, sulla nazionale azzurra? Ma assolutamente no, noi siamo da questo punto di vista siamo ben contenti quando una giocatrice, che poi in questo caso ha fatto anche una scelta lavorativa, una scelta di vita, va a giocare in un campionato competitivo e acquisisce esperienza all'estero che poi può riportare anche quando viene a giocare in nazionale. Bene. E allora, non ci resta che salutare, chiaramente formulare l'in bocca al lupo alla nazionale azzurra, che tra poche ore, lo dicevamo, scenderà in campo. Prima gara, probabilmente quella più importante, delicata, attesa, contro la Romania, appuntamento alla Palaresia, un Palaresia che dovrà sostenere gli azzurri. Grazie a Flavio Bientinesi, Handball Mania ritorna la settimana prossima. Grazie per il momento e buona visione a tutti. Arrivederci. We'll be right back.